Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Nioh 2. Dunque, nell'ultimo video avevamo appunto iniziato questa missione, gli oscuri mostri di Okeazama, e ero arrivato qua, a questo santuario, e al termine della missione ci sarà uno dei miei boss preferiti, Imagawa Yoshimoto, è un umano, non è uno yokai. Ho preso anche un po' di Kodama già, la palla di sta missione è che ci sono anche i Tengu, nemici che io odio particolarmente. Sono una bella rottura di coglioni, sinceramente. Infatti bisogna cercare di finire il loro ki. No! L'ho preso, sì. No, perché non mi fa? Occhio a questa. Dai! Non avevo la posa alta, ecco perché sono un coglione. E però se cade è un problema. Non avevo la posa alta e non mi veniva la mossa. Quella. Ma l'ho schivata, quella. Quella è un po'. Sinceramente ha una hitbox un po' del cazzo quella mossa, ragazzi, eh. Quella mossa del Tengu quando fa il fascio lì, la lama non l'ho schivata, cazzo, non me l'ha schivata, boh. Dicevo, mi confondevo con i tasti perché volevo fare qua sulla posa intermedia, ho il parry, io volevo fare questa per togliere appunto il ki. Mi devo ricordare bene poi dove cazzo ho le mosse, porca puttana. Faccio il calcio. Qua idem. Ma tra l'altro per la doppia, per la katana abbiamo sbloccato. No, questo. Quadrato alla fine di una combo. Questo poi dovrò sbloccare, vabbè. Comunque andiamo avanti, qua c'è la Yamamba di là sotto. Andiamo di qua, va. No, non vedo un cazzo. Ok. Ecco, qua fate attenzione perché appunto in questa zona qua ci sono le Nureonna. E tra l'altro là dovrebbe esserci un Gaki, vedete? Si intravede, lo vedete? Sto cercando di metterlo, lo vedete? Sto cercando di metterla visuale. Quindi qua cosa può succedere? Che. Beh, segna in rosso, perché non me lo segna più in rosso? No. Può succedere che insomma se vi attirate tutte e due è un problema, no? Quindi attiriamo prima la Nureon. Dai. Sì, certo, questa è una posizione un po' del cazzo, mi sono messo. Ok. Ecco, l'ho detto. Ok. Bene. Prendiamolo. Mai attirarsi troppi nemici alla volta, non finirò mai di dirvelo sta cosa. Ma brutta stronza, mi ha visto. Sto consumando troppo ki. Con loro è ottimo parare, tanto si consuma poco ki con loro, quindi parare è una grande idea. Sono quei nemici, diciamo, dove sia la pira sia la pira sia la parata che la schivata vanno bene. Invece, tipo, col Tengu sarebbe meglio schivare perché consuma un botto di ki quando farà i suoi colpi.
Allora, quindi, tra l'altro qua c'è una bella scorciatoia da sbloccare, ragazzi. Allora, considerate che possiamo andare di lì, infatti poi ci dovrò andare, e di qua anche. Però aspettate, di qua forse... Oh, qua c'è un Kodama, benissimo. Dovrei essere a buon punto con il Kodama, eh. Non li ho contati quanti li ho presi, ma dovremmo essere quasi alla fine. Dovrebbero mancarne due, massimo tre, credo. Quindi abbiamo detto, non di lì adesso, ma prima di qua. Vedete? Che buttiamo giù la scala. E sotto dove c'è Lenki. Tra l'altro, facciamo fuori questo. No, però non facciamo rumore, usiamo l'arco. Ok. Bomba esplosiva. Munizioni arcimbuco. Potrei anche fargli l'attacco dall'alto a Lenki, eh. Però prima di farlo prendiamo gli oggetti qua, attenzione. Ma tua mamma puttana, non me li ricordavo. Se mi mirasse questo. Ok. Questi sono utili perché vi appunto. Questi qua ad esempio erano del fuoco, erano elementali del fuoco, e la vostra arma si impregna di fuoco, no? Quando li uccidete. Poi ci sono quelli dell'acqua, quelli del fulmine e così via. Allora, prima prendiamo questo oggetto qua. Sì, che non era niente di utile, dire il vero, potevamo anche evitare a sto punto questo. Omamori, vediamo cos'è. Vediamo se è meglio di quelli che ho adesso. Buono, mi dà 4 punti di resistenza, vedete, versus acqua, versus fulmine, versus veleno. Ah no, 3 qua. Resistenza ai regni più 3,8%. No, per ora sinceramente va bene quello che ho, che mi dà chi più 35. Quindi abbiamo detto, facciamogli l'attacco dall'alto a questo. Benissimo. Ora posso tornare su, eh. Vabbè, prendiamola, magari questa la vendo, valutiamo. Bella. La maschera da tengo la ricollego sempre, ragazzi, non so se l'avete giocato. Cazzo, avevo questo, questo, questo mi pare. La ricollego sempre a Mister Karate, il boss finale di Art of Fighting, un picchiaduro di tanti anni fa. Poi è stato introdotto appunto anche in King of Fighters e così via. Sarebbe la sua vera identità, è Takuma Sakazaki. E appunto è un karateka con la maschera da Tengu, fighissimo come personaggio. Allora, andiamo di qua, questo cosa potrebbe essere? Mia mamma. No. No. Ok. Elisir per 2, Odachi Kobizen, vabbè, poi tanto questa la scartiamo. Ecco, adesso quando combattete poi ci si disorienta, di qua devo andare comunque. Occhio perché qua c'è una bastardata, non mi ricordo quando, ma c'è una Nureonna in alto che potrebbe piombarvi in testa, adesso non mi ricordo dove di preciso. Allora, qua potrei scendere, ma preferisco andare di qua. Eccola, la vedete? Vi ricordo che dopo essere state stordite, quando sono così, possiamo fargli il colpo di grazia. Vedete?
Poi indietreggiate perché lei farà la codata e vi può colpire. Ok. Questo è molto importante. Ricordatevi che una volta che avete consumato il ki del nemico e gli fate il colpo quello lì, si rialza attaccando, quindi prendete le distanze. Allora, qua c'è potrebbe essere un problema qua. Però avete visto, se battiamo i, non mi ricordo come si chiamano, insomma, le maschere con l'arco, non viene impregnata la nostra arma, dobbiamo colpirli, Qua c'è un Kodama. Là c'è un Gakie, non vorrei... Facciamolo fuori, va? No! Vabbè. Merda. Il coso lì si può anche parare, però non è troppo buono. Cioè, il colpo esplosivo, molti si possono anche parare, ma è meglio ovviamente usare il contrattacco esplosivo. Ho memoria del fulmine, potrebbe servirmi nella boss fight che andremo a fare. Vediamo quanta resistenza ci dà il fulmine. Resistenza al fulmine più 16,8. Potrei equipaggiarlo poi appunto durante la boss fight. Ho finito le frecce normali, Un altro Mamori del Fulmine, vediamo le differenze. Questo ci dà difesa 13. Questo ci dà difesa 14. Fortuna più 9, potenza ninjutsu più 20. Resistenza al fulmine più 16,2, meglio questo. Allora, vediamo. Allora, adesso... Vediamo cosa c'è qua dentro. Ciocca del Mago Omnio, benissimo. Allora, iniziamo a offrire qualcosa al santuario che non mi serve. Tra l'altro c'ho anche i nuclei qua da armonizzare. Questo qua, vabbè, faccio il rito del riposo. Questo volendo potrei metterlo. Danno all'attacco forte più 1,6%. Aumenta i danni costanti degli attacchi. Agli attacchi potenti. Allora, 28-24. Costo armonizzazione 7. Vediamo. Potrei metterlo. Oddio. Mettiamolo su un altro, a parte che ora uso principalmente Makami come spirito guardiano. Poi vedrete quale altro spirito guardiano mi piace a me, non l'abbiamo ancora sbloccato. Mettiamolo giusto qua, tanto per adesso. Ma scusate un attimo, ma... Perché mi fa armonizzare quando... Ah, ok. Dicevo, facciamo le offerte, va? La benedizione l'ho attivata, 16% in più di ambrita ottenuti.
Vediamo. Questa la tengo, poi vorrei vedere se riesco a farci l'affinità d'anima. Quindi recupero tombale è utile, ragazzi, c'è il 16,8% di probabilità di recuperare il nostro spirito guardiano e l'Amrita dopo la morte senza andare a prenderli noi, no? Vedete, può recuperare istantaneamente lo spirito guardiano e l'Amrita dalla tua tomba dopo la morte. Diciamo che può essere utile, ecco. Quindi adesso, vabbè, il Gaki là si è rigenerato, no? Adesso qua mi devo orientare un attimo, devo capire dove cazzo andare. Io ero arrivato da qua, sì. Quindi posso andare ad esempio qua. Qua dove c'era la Nureon, non mi ricordo, ragazzi. No! Bene! Qua, ragazzi, come potete vedere, la scorciatoia, possiamo abbattere l'albero. Questo qua facciamolo fuori giusto per... Potevo guardare anche quanti Kodama mi mancavano, non ci ho pensato, cazzo. Di qua andiamo al boss. E fate attenzione perché lui appunto ha l'elefante, che ha l'elemento dell'elettricità. In questa zona qua, ragazzi, guardate cosa succede. Sentite che... Vedete? L'elefante fa i versi e vi scaglia contro i fulmini, quindi dovete fare attenzione. Anche, soprattutto durante qua gli scontri con i nemici. Cazzo, che tiro di merda. Dai! Ok. Bene. Anche perché poi il fulmine vi paralizza. Tanto si vede, fate in tempo a schivarlo senza problemi, eh. Ah, ho sbagliato, mi sa. Ah, no. Allora. No! Non sottovalutate poi il boss Imagawa Yoshimoto perché non è un pirla, certo, non è forte come uno yokai, solitamente i boss umani sono un po' più facili, però là è il boss di lì. Quindi prima di andare di lì, vediamo se l'ultimo Kodama che mi manca è qua. Qua c'è pure sto stronzo, ma io... Sapete cosa faccio? Faccio così. Dai! Dicevo, l'ultimo Kodama dovrebbe essere qua, in teoria. Ecco, qua c'è un Kodama, io spero sia l'ultimo, ragazzi, eh. Sì, tutti gli spiriti Kodama di questa missione sono stati guidati al santuario. Benissimo, ragazzi. Posso andare ad affrontare la boss fight. Non so se ho preso tutte le ciocche di Magiommio e così via, ma dovrei aver preso però tutte le... come cazzo si chiama? I Kodama li ho presi tutti, vabbè, a me interessavano quelli principalmente. Allora, facciamo... Danno abilità yokai è... questo è importante, fate più danni. Amrita però, facciamo Amrita più 1%. Allora, non so se affrontarlo con la doppia katana... O se affrontarlo... Beh, posso alternare eventualmente, doppia katana...
sarebbe interessante capire se si può fare il Perry su di lui. Non lo so, sinceramente, se si possa fare il Perry, però essendo un nemico umano, probabilmente si può fare, ma non mi metto lì a fare il Perry, altrimenti già è difficile. Se poi mi metto a fare il Pirla, ciao. Vediamo, non penso di riuscire a farlo al primo try, comunque vabbè, vediamo. Lui è veramente figo esteticamente, con quei punti neri in testa. Anche l'armatura mi piace. Poi doppie katane, fighissimo. Ecco l'elefante che vi dicevo. Ti sventrerò come un pesce. Go! Occhio! Quelle vi fulminano, eh! Merda! Ok. È molto bella la soundtrack. Lo sto massacrando, ragazzi. L'ho massacrato. Sarà che non gli ho dato spazio, appunto, e ho consumato molto velocemente la sua barra del ki, così questo mi ha permesso appunto di fargli colpi di grazia, fargli tanti danni. Tra l'altro la posa alta, ho usato la posa alta della katana e funziona molto bene contro di lui. Ma col senno di poi, sinceramente, non pensavo durasse così poco la boss fight, vi dico la verità. Mi spiace perché avrei voluto farvi vedere un po' il suo moveset. Ogni tanto evocava anche l'elefante che sparava i fulmini, dovevate fare attenzione. Avete visto all'inizio della boss fight che spara le frecce elettriche e quelle vi possono paralizzare. Comunque, poco male, perché questo boss comunque sarà affrontabile anche in una missione secondaria e magari ce lo godremo un po' più lì. Vi farò vedere un po' più il suo moveset, ecco. Benissimo, primo try, ottimo. Arco lungo glicine. Corazza. Ah, bene, ora ci sarà da parlare di una cosa. Allora. Testo sulla forgiatura arco del maestro arciere. Arco del maestro cielo ancora. Testo sulla forgiatura osso e ramo delle intemperie. Scrinieri del maestro arciere. Cappello del maestro arciere. Benissimo, ora vi faccio vedere. Questo, ragazzi, sostanzialmente è il suo. Qua dov'è che ho sbloccato il punto? Katana, dopo vediamo cosa prendere. È il suo set. Vedete? Scrinieri del maestro arciere. Tra l'altro è un set pesante, no, questo non ve l'ho spiegato, vedete lì sotto alla. Qua di fianco alla difesa, alla sinistra, vedete che ci sono. Quello è il peso dell'oggetto, ognuno ha i suoi pesi, vedete, questo ad esempio pesa 3, questo vedete pesa 2. Allora, ragazzo d'oro, vedete? Bonus ottenuto indossando più pezzi dell'equipaggiamento prediletto da Imagawa Yoshimoto. Premi L2 per cambiare finestra informativa e vedere i dettagli sui bonus concessi dal set. Non so se me lo faccio, sinceramente, anche perché vado sovrappeso. Vediamo un attimo comunque. Quindi il suo set sono ben 7 pezzi. Soja Samonji, Matsukurago, Arco del Maestro Arciere. E i set vari, appunto, il cappello, la corazza e così via. Soja Samonji Matsukurago. Non so se sia la katana, la doppia katana o la lancia. Perché, come potete vedere, ragazzi, lui ha anche la lancia. Non ha fatto in tempo a farsi usare, ma ha anche la lancia. Quindi, vediamo un attimo. Comunque, appunto, indossando i vari pezzi, noi otteniamo i vari bonus. Con 2 pezzi, danno d'arco più 20%. Con 3 pezzi, danno da fulmine più 15%.
quattro pezzi, danno subito meno 4%, che può essere interessante. 5 pezzi vita più 143, 6 pezzi danno in mischia contro un nemico folgorato più 20%, però deve essere appunto folgorato. E infine vita più 143. Con 5 pezzi, poi a 7 pezzi avete l'aumento, vedete? Più 143, più 143 ancora. Non siete ovviamente obbligati a mettervi tutto il set. Ad esempio, se volete, se vi interessa solo il danno subito, meno 4%, vi mettete 4 pezzi. Il problema è che ora se io vado a mettermi... vedete, vado già in giallo e per un po' preferirei rimanere in verde con l'agilità. Quindi il suo set per ora lasciamo perdere, tanto avanti ci saranno ce ne saranno una marea di set da poter fare. Però l'arco... Però aspettate un attimo. Eventualmente potrei mettermi in arco. E potrei giostrarmela, no, vedete però, solo con l'elmo vado a, cioè col cappello vado, come cazzo fa a pesare 5,3 kg? Cioè, questo è un materiale molto più, cioè questo qua non so che cosa sia, però cazzo, come fa a pesare 5,3 questo? E questo a pesare 2,8, cioè dovrebbe essere il contrario, però vabbè, dettagli. No, allora mi tengo solo l'arco, dai. Concludiamo la missione e andiamo avanti, eh. E come potete vedere, otteniamo un nuovo spirito guardiano. Qua ha perso e vabbè, sostanzialmente appunto si fa uccidere. Comunque ripeto. Dicevo, la posa alta con lui è molto buona contro Yoshimoto. Perché innanzitutto gli fa un botto di danni e poi appunto gli si consuma molto in fretta il ki. Allora, posseduto da Rokugezo mediante separazione dello spirito. Penso di averlo pronunciato bene, credo. O Rokuge, non so come cazzo, Rokugezo penso si pronunci. Filmatino e poi ci organizziamo, c'è da fare un bel po' di roba.
Che belli che sono. Tokichiro. Kyōjō e isoginasai. Benissimo. Sembra che Lord Nobunaga potrebbe addirittura nominarci samurai per aver sconfitto Yoshimoto. Questa è la dimostrazione che, anche senza un nobile lignaggio o discendenza, se si è abbastanza coraggiosi da esporsi e dimostrare il proprio valore, si possono ottenere grandi risultati. Questo Nobunaga mi piace sempre di più, per non parlare di sua sorella minore, Lady Oichi. Mi fa battere il cuore all'impazzata. Mettiamocela tutta per continuare a fare una buona impressione. Quindi abbiamo ottenuto ciò che è il samurai e appunto dei pezzi sempre del set di Yoshimoto. Allora, ora, missione crepuscolo modificata. Ecco, vedete? Imagawa, il fanatico, è la missione dove potremo riaffrontare appunto Imagawa Yoshimoto. Sarà ovviamente più forte anche perché quella missione lì è di livello. Questo è 35, vedete, gli oscuri mostri di Okeazama. Questo è 39, quindi un po' più forte. Allora, vediamo cosa prendere qua. Potrei prendere quello, a parte che questo veramente, boh, non lo capisco sto colpo. Cioè. Questo potrebbe essere interessante. Premi L1 per abbattere l'avversario dopo aver spezzato la sua guardia. Prendiamo questa, dai, ragazzi, per ora. Sono impugnatura bassa, poi la provo e vediamo. Tra l'altro abbiamo ottenuto anche appunto la ciocca del samurai, volendo potrei usarla, però aspetto, vabbè. Quindi, prima di tutto, andiamo dal fabbro. Come potete vedere, possiamo forgiare roba nuova. Ok, almeno non c'ho lì il cazzo di coso. Allora, finita l'anima, proviamo a vedere una cosetta. Questa è livello 24, però. No, non mi bastano i soldi. Potrei portarla a livello 30, vedete? A fare aumentare la difesa. Ma guardate quanto costo affinità mi chiede: 86.571. Ah, cazzo, quali devo. Vediamo un attimo l'elmo. Potrei fondere queste, a dire il vero. Perfetto. Benissimo, questo è a posto adesso. E la corazza qua, no, mi chiede troppo. I guanti non ho niente da fondere, però ragazzi, vedete gli skinieri dello Yorick? Volendo potrei fondere
fonderli. Vedete? Perché vi ricordo, questa cosa è molto importante, ve lo ridico. Non siete obbligati a fondere skinieri con skinieri. Io posso mettere gli skinieri e fonderli anche con una cinta o con dei guanti, con qualsiasi cosa. Che livello sono adesso? 26. Non ho un 28, ecco. Ah, bene. Questo è perfetto. E gli altri direi di scomporli, eh. Però aspettate un attimo. Questo mi dà ambrita più 0,7%. Quindi mettiamo quello, rimuoviamo questo, lo scompongo ed equipaggio questo. No, ho sbagliato, scusatemi, cazzo. Cazzo, è vero, ho detto che dovevo fare una prova, non l'ho fatta però. La cinta è a livello... Ah, è vero, voglio provare a vedere se... Se riesco a fondere la cinta dell'attaccabrighe, proviamo a vedere, è finita d'anima. Vediamo, cinta dell'attaccabrighe, vediamo se riesco a... mi chiede troppo però. 83.000, sì che volendo potrei anche farlo, cioè vendo un po' di roba e ci arrivo, però vabbè, per ora rimaniamo così. Ok, qua siamo a posto. Il problema è che siamo già quasi 40 minuti di video. Il dojo, benissimo. C'è il tutorial sulla forma yokai spettro. Potrei farvelo, ma preferirei poi eventualmente farvelo vedere la prossima volta. Ah, abbiamo da fare anche la via del ninja novizio, la via dell'omnio novizio e così via. Casa da te nascosta, vediamo se ho ottenuto degli utensili da te. No, non ancora. Quanti livelli possiamo fare? Hai sbloccato le seguenti funzionalità a capanna, sposta in altra capanna. Sì, praticamente... Vedete, possiamo metterci uno spirito guardiano che ci piace qua, per intenderci. Allora, spostare, vedete, tipo la capanna del samurai. Poi vi farò vedere quando li sbloccherò gli utensili da te, sono molto utili, eh. Vi spiegherò poi, perché sennò veramente c'è troppa roba da spiegare. No, ho sbagliato, cazzo. Quanti livelli possiamo fare? 2. Bah, aspetterei sinceramente, preferisco farne 3. Bene, io direi di fare... Facciamo velocemente il tutorial della forma spettro, ragazzi, e poi se ho tempo a sufficienza vi faccio anche i Magawa al fanatico, la missione, però non so se mi basta il tempo. Avete visto com'è veloce il contrattacco esplosivo? Appunto, ogni forma yokai ha il suo, la feroce, quello che colpisce,
l'altra non mi ricordo come si chiama, è diversa, e questa è diversa ancora, questa si usa più come un parry, vedete? Tra l'altro guardate che genera delle mani sui lati, guardate sui lati, le vedete le mani? Quindi questa va proprio usata all'ultimo. Adesso comunque vi faccio vedere. Consumo l'anima per effettuare un contrattacco esplosivo che cambia in base allo spirito guardiano in uso. Il contrattacco esplosivo spettro ti trasforma temporaneamente in uno yokai e ti fornisce un'arma per proteggerti dagli attacchi. Se riesci a bloccare l'attacco esplosivo del nemico con questa abilità, lo farai barcollare e gli infliggerai notevoli danni ki, come gli altri, insomma. Però vedete, guardate. Lo fa all'ultimo, adesso ve lo faccio vedere meglio io. Guardate se io lo faccio prima, eh. Vedete? Io prendo il danno, dobbiamo farlo quando ci sta per colpire, appunto, all'ultimo. Avete visto? Ecco, è difficile da usare, però secondo me con alcuni boss e così via può essere meglio degli altri spiriti guardiani questo contrattacco esplosivo, eh. Per intenderci, ci sono alcuni boss magari che fanno un attacco esplosivo forte, che voi potete sì colpirlo con l'attacco, ad esempio con contrattacco esplosivo della forma bruto, ma prendete danni. Invece questo ci dà quel vantaggio lì che se avete una buona tempistica non prendete danni e riuscite comunque a utilizzarlo. Allora, al momento non guadagno. Vabbè, sì, questo qua è R2 triangolo o R2 quadrato, sostanzialmente. Vi fa vedere queste che ve le avevo già spiegate. Vi farà vedere sicuramente anche la trasformazione adesso. Triangolo e pallino, abilità spirito guardiano. Consuma la barra forma yokai per utilizzare una potente abilità spirito guardiano. La cui tipologia dipende dal tuo spirito guardiano. Però poi termina, guardate che bello che è. Esteticamente è bellissimo, anche l'arma. Adesso vi fa anche il tutorial, poi appunto sul combattimento. Guardate come si muove. E col triangolo lancia appunto adesso non mi viene il nome dell'arma, quella lì, doppia lancia, sal cazzo. E tra l'altro, guardate, possiamo usarlo anche in modalità mira e lanciare. Mirate con L2 e colpite con R2. Comunque adesso ve lo spiega. Vabbè, salto in forma yokai, durante la forma yokai premi triangolo contro un nemico con esaurito il ki, questa è solita roba, ragazzi. Quando ha finito il ki. Che bella che è però la forma spettro esteticamente, bellissima. Luna di sangue, in. Tieni premuto L2 per mirare e premi R2 e non mi fa leggere, cazzo. In forma spettro gli attacchi nemici non ti faranno barcollare. Vedete? Si avvicina tra l'altro al nemico, eh. È che non faccio in tempo a leggere comunque. Quindi, vedete? Si avvicina al nemico e poi posso colpirlo. R1 pallino per terminare la forma, questo lo sapete già. E la missione l'abbiamo terminata, perfetto. Devo dire che dovrei forse usarlo, cazzo, nella mia partita la forma spettro. Non la uso perché non sono abituato a usare il suo contrattacco esplosivo, ma alla fine, ragazzi, se non si fa pratica, mai si imparerà, no? Cioè, per imparare le tempistiche anche delle varie forme, insomma, bisogna mettersi lì e provarle. Quindi, cos'è che volevo fare? Imagawa il fanatico. Questa è la missione di trama, il castello in una notte. Questa è tosta anche il boss qua. Facciamo prima questa, Imagawa il fanatico, ragazzi. Sembra che un fedelissimo del clan Imagawa sia ancora in libertà nel territorio degli Oda.
Forse stanno tramando di uccidere Lord Nobunaga per vendicare il loro maestro. In tal caso, dobbiamo impedirlo. Fermiamoli prima che diventino troppo pericolosi. Ripeto, però il problema è che non so se ho tempo a sufficienza per finire la missione. Comunque adesso vediamo. Qua, solito discorso, vedete, vi rispiega tutto. Ecco qua, potete leggere bene invece. Potete scorrere voi, vedete. Allora, qua cosa c'ho? Perché mi dà personalizza? Cos'è che ho sbloccato prima, cazzo? Che mi sono dimenticato con la katana, forse. Devo controllare, ragazzi. Fatemi vedere un attimo in personalizzabilità. Basta fare così e vedo se eventualmente ho qualcosa. No. Ah, lampo celestiale, ok, mi ha messo... Che è questa qua. Adesso lo provo, eh. Ah, stronzo, non l'avevo visto. Devo mirare la testa, cazzo. Perché non me l'ha preso? Dai, spara. Ok. Proviamolo adesso in posa bassa. Ah, me l'ha parato. Vedete? Vi dà il colpo. Oddio. Manco l'ha colpito, sinceramente. Però potrebbe essere utile, ecco. Occhio qua, guardate i ninja. Questi sono imboscati, eh. No, non volevo prenderlo quello, cazzo. Anche perché è più debole di quello che ho. Ora, io perché so dove sono, vedete? Però fate attenzione, ce n'è un altro là. Non vedo la sua testa, però. Ok, l'ho vista. Dai, carina. Carina quella mossa lì. In posa bassa che sale sul nemico lì dal fendente. Guardate quanti sono. Osservate bene anche con l'arco e con la visuale quanti nemici ci sono da far fuori, eh. Però cazzo, mi servirebbe l'arco. Cioè, mi servirebbero le munizioni dell'arco che le ho finite. Mi è rimasto quelle per gli yokai, quelle sacre per intenderci, vedete. Però qua me ne devo tirare uno alla volta, altrimenti potrei fare una brutta fine. Vabbè. Strano che non mi hanno visto gli altri. Ma che pirla, posso usare anche l'arcibugo. Che coglioni che sono. Buongiorno, venga, venga. Venghi. Quello fa male, occhio, eh. Quella è piuttosto inutile, abbiamo detto. No. Sì, infatti quella mossa lì devo evitare di farla. Cioè, questa sì, è molto buona. È l'altra che vi l'ho già spiegato che va a cazzo poi. Cioè, fa anche... Sembrerebbe che non fa tanti danni chi dovrebbe farne tanti, in teoria, però. E poi non segue bene i personaggi, i nemici, cioè. Quindi è un po' un casino quella roba là. È controproducente. Porca puttana, lo sapevo che cadevo, lo sapevo. Questi qua se li passate sopra poi vedete vi danno oro, oggetti, quindi basta passarci sopra. C'è quello caduto, ma vaffanculo. Allora, vediamo. Se da qua mi ammazzo, quindi fatemi cadere qua. Elisir.
Quanto siamo di tempo, ragazzi? 50 minuti, devo muovermi. Siamo fuori questo. Merda, mi ero dimenticato che c'erano questi. Ma come ha fatto a colpirmi? Dai, vabbè. Quanti cazzo di danni però, porca puttana. No, sbagliato. Yoshimoto-sama. Moshiwake gozaimasen. Giocato malissimo qua. Ah, dovevamo sconfiggerli per forza tutti. Avete visto che ha aperto il robo là? Qua sotto c'è qualcosa. Devo muovermi però. Ah sì, qua sì. Allora, la prima l'abbiamo affrontato con la katana. Ora affrontiamolo con le doppie katane a Yoshimoto, tanto per cambiare. Questo è un po' più tosto, eh. Allora, vediamo. Dovrei avere tempo a sufficienza. Ah, tra l'altro però, aspettate un attimo. Mi conveniva livellare, a dire il vero. Vabbè, fanculo. Occhio a questa. Vedete? Se vi paralizza poi toglie... Questa è pericolosa. Almeno vedete anche un po' il suo moveset. Vedete che usa anche la lancia. È molto figo, eh. Vabbè. Ok. È parecchio figo, eh. Guardate questa che bella. Si ferma e poi colpisce. Quindi ingenuamente potreste attaccarlo prima. Quella è bastarda, fate la rotolata per evitarla. Qua fa appunto il campo statico di elettricità. Quella è la presa, fate attenzione. No! Occhio quella. Almeno avete visto un po' meglio quello che può fare. Avete visto il suo moveset, no? Vedete, fa la finta, per quello dovete fare attenzione. La presa è facilmente evitabile, tanto. Basta prendere le distanze. Vedete, finta, bam, e poi colpisce. Chiudiamo la boss fight. Più o meno il suo moveset è quello, ecco. L'arte del combattimento, punizione del superbo. Hai ottenuto l'arte del combattimento, punizione del superbo. Hai appreso l'abilità punizione del superbo. Devo andare a vedere dove, poi, eh. Andiamo avanti, devo prendere tutta sta roba. Fatemela lasciare giù che tanto. O posso eventualmente venderla, è vero. Quindi andiamo avanti. È un bel boss perché è un boss giusto. È un boss, sì, facile, però ce l'ha la sua difficoltà. Se non state attenti, comunque può fare il culo anche lui. Poi se vi riempie la barra della paralisi siete fottuti perché siete lentissimi, quindi è un casino.
No, cazzo, non vi ho letto. Scusatemi, ho premuto il tasto ingenuamente, vaffanculo. Allora, fatemi capire l'arte del superbo dove l'ho presa. Vedete, c'è il punto esclamativo. È una mossa per la doppia catena. Questa è una mossa che fa lui, che fa il Magawa Yoshimoto, penso, Solo che non l'avete vista questa. Che pare poi banda al calcio. Mentre sei in guardia, blocca e poi respingi l'attacco di un nemico con la doppia spada. Quindi concludi con un calcio frontale. Sono impugnatura intermedia. Bene, ragazzi, facciamo così. Spendiamo i nostri punti. Livelliamo. Benissimo, tre livelli, proprio quelli che volevo fare. Aumentiamo il ritmo key. Poi energia e facciamo chi. Benissimo. Bene ragazzi, io con IO2 mi fermo qui per oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Bella lì.